Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi, ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture, per parlare di Venezia. Allora, lei immagino abbia avuto anche a che fare con il MOSE e con il consorzio Nuova Venezia. Allora, oggi noi sappiamo che i lavori del MOSE dovevano terminare nel 2022. E lei che situazione aveva trovato e di fronte a cosa si è dovuto. Ma Venezia è la solita storia italiana, solo quando accadono le tragedie poi ci si accorge che quello che si poteva fare, ma il MOSE e ci si accorge che serviva il MOSE e serve il MOSE per Venezia. Ricordo per chi non sa che cos'è il MOSE che a 110 centimetri di acqua alta sarebbero scattate le paratie che avrebbero ovviamente permesso di salvare Venezia. Nel 2014 i lavori erano all'87%. E firmammo un accordo con il consorzio per concludere i lavori entro il giugno del 2016. Erano stati stanziati tutti i soldi necessari, 400 milioni. Scoppiò lo scandalo del MOSE e delle tangenti. Fu commissariato il consorzio, furono nominati tre commissari che ad oggi, litigando tra di loro e con il provveditore ai lavori pubblici, sono costati semplicemente alla comunità oltre 3 milioni e mezzo, ma hanno portato avanti i lavori dall'87% al 92%. Non al 95. No, 92%. Si dice che dovranno essere conclusi non nel 2016, ma addirittura nel 2021 e nel 2022, ed è la solita storia italiana. Si fosse usato per il MOSE lo stesso criterio che si è usato per l'Expo di Milano, cioè a fronte di scandali che erano stati trovati, un commissariamento che portava avanti i lavori, ovviamente anche commissariando l'impresa, la grande impresa a cui avevano appaltato i lavori. Oggi avremo il MOSE concluso, Venezia salvata e tra l'altro un modello ingegneristico che ci invidiano in tutto il mondo. Ma come al solito lo scontro ideologico di chi non voleva il MOSE, perché ovviamente si scaricò tutto questo, le grandi opere non servono, poi però si vede che quando servono, perché oggi stiamo tutti rimpiangendo che il MOSE non funzioni. Chi ha tradito Venezia è esattamente chi continua a tradire la fiducia degli italiani speculando sulle grandi opere e sull'ideologia che è ambientalista. Vuole dire qualcosa sui suoi successori al ministero, se avrebbero potuto fare qualche cosa rispetto a quello che poi è accaduto? No, lì c'era l'autorità anticorruzione che poi si decise di commissariare, non furono nominati tre commissari. Io credo che ognuno si debba assumere la propria responsabilità. Però guardiamo all'oggi. C'è un'unica strada, qui non servono mettere soldi. È il tipico caso italiano in cui non servono i soldi, perché i soldi ci sono. Serve nominare un commissario serio, straordinario, che immediatamente concluda l'opera. Furono cacciate le grandi imprese che, in nome appunto della moralità, delle giuste indagini che dovevano andare avanti, che hanno portato ad arresti, che hanno portato a condanne, ma questo è assolutamente legittimo. Ma contemporaneamente però i lavori dovevano essere portati avanti. Tra l'altro oggi le grandi imprese sono state allontanate, hanno ricevuto la malleva rispetto ad eventuali responsabilità sul MOSE, su qualcosa che non funziona, e quindi oggi serve rapidamente arrivare alla conclusione. Smetterla con le discussioni ideologiche, serve sì, serve no, perché si è visto che serviva. A 110 centimetri sarebbero scattate le paratie, l'alta marea è stata di 180 centimetri, 110 centimetri, lo ricordo per chi non ha seguito il progetto, era una convenzione, nel senso che nell'accordo con i movimenti ambientalisti si diceva che non perché le paratie possono scattare anche con un'acqua alta più bassa, ma siccome c'era tutto il tema del ricambio dell'acqua nella laguna, si firmò un accordo che prevedeva che il MOSE sarebbe entrato in funzione solo a 110 centimetri. Ma questa è la realtà. Purtroppo siamo in Italia. L'ultima questione, le volevo chiedere un'ultima cosa. Questa è la prima volta che io la sento dopo che è stata archiviata l'indagine nei suoi confronti. Vuole dire qualcosa su questa vicenda per la quale lei è stato massacrato? No, mi dispiace solo perché le indagini sono legittime, come ho detto, ed è giusto che a fronte di ipotesi eventuali di reato si facciano indagini, ma che come al solito
arriva il massacro mediatico. Il processo non avviene negli eventuali aule dei tribunali, ma avviene nei 10 giorni successivi, nei 15 giorni successivi, sui media, sui giornali, che ti danno già dell'assassino, del colpevole, del complattaro, del mafioso, non a me, ma a tutti quelli che erano ovviamente coinvolti. Mi dispiace per quelli che hanno dovuto chiudere le imprese a fronte di queste indagini, che oggi si trovano archiviati. Mi dispiace per chi, come Ercole Incalza, ha dovuto farsi 70 giorni di galera ed è oggi non rinviato a giudizio ma archiviato. Mi dispiace per chi oggi non ha avuto il coraggio, a fronte dopo 4 anni, avendo visto qual era la verità, di chiedere almeno scusa. Tutto il resto ovviamente, invece, io sono convinto che ho fatto bene a dare dimissioni, perché volevo dare e testimoniare la mia idea di politica, di governo. Non ci si dimette da padre, non ci si dimette da persona che ha i suoi valori e che crede che anche in politica si possano testimoniare alcuni valori. Per il resto spero che queste storie siano di insegnamento nel rapporto appunto tra la magistratura e l'informazione, perché questo è il nucleo centrale. La giustizia spettacolo non serve a nessuno, il garantismo non è un elemento di facciata, è un elemento che tutela veramente fino in fondo la dignità della persona. Se uno poi è colpevole deve pagare, e secondo me deve pagare duramente, però fino a che non, le indagini non finiscono e fino a che il tribunale non ti condanna, tu sei innocente. Bene, la ringrazio, grazie a Maurizio Lupi. Okay.